Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso, Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Attese e rispettate le mirezze, un enorme lenzuolo bianco e rosso per accogliere i suoi beniamini. In campo grandi noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. E si comincia. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Mario Rui intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Bukayo Saka, al di là di ogni discorso tecnico, Fabio, questo ragazzo ha una maturità e un atteggiamento positivo che è fuori dalla norma, secondo me. Inoltre ha il potenziale per eccellere in ogni ruolo di cui è stato schierato finora. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. Spazza via senza fronzoli. Rahmani. Kim Min-hye. Mario Rui sul pallone. Pallone interessante, in verticale. Prova a creare pericolo. C'è il colpo di testa! Completamente fuori misura. Saka. Il Napoli sta spingendo molto in avanti da subito. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Di Lorenzo. Lozano. Effettua un traversone per cambiare gioco. Cercano spazio allargando il gioco. Sceglie di andare per vie verticali. Riceve la palla. Occhio alla conclusione! La sua conclusione manca allo specchio della porta. Beh, la caparbietà non gli è mancata. Con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. Partey. Gabriel Jesus. La gioca a sinistra. Si riparte con un fallo laterale. Di Lorenzo. Zielinski. E la difesa dice di no. Osimhen la gioca sulla destra.
Anghissà. Osimhen. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Vede lo scatto e cerca la profondità. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Allarga il gioco a destra. Scatta verso il pallone. E passa. Attenzione, può avanzare e tirare. Incornata. E c'è il gol dell'Arsenal. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. The goal score for Arsenal after 26 minutes is number 9, Gabriel Jesus. L'Arsenal mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Prova a darla profonda nello spazio. Trossard. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Odegaard. Zielinski. Non credi abbiano modificato qualcosa nel loro modo di attaccare, Luca? C'è più movimento lì davanti. Sì, Fabio, è vero. Ci sono più sovrapposizioni, scatti sulle fasce e in generale guarda anche i movimenti senza palla. Vogliono allargare la manovra e attaccare dalle corsie laterali. Zielinski. Ødegaard. Ci prova con un pallone profondo. Occasione d'oro. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Osimhen, calcio di punizione per il Napoli. Lobotka. Si mette in proprio e supera l'avversario. Riceve in ottima posizione. Bella apertura. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Gabriel Magalhães. Ødegaard. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Saka. Anghissà. Si ricomincia dal portiere. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Everyone, please welcome our players. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. C'è la palla lunga, in avanti. Lozano. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Partey. Sulla destra. Errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Mette la palla in avanti. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare.
Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Partey. E trova il compagno. Anguissa. Passaggio sulla destra. Lozano. Pallone interessante, in verticale. Zielinski. Può vedere la porta da lì. Può tentare la conclusione. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Prova a darla profonda, nello spazio. Palla dentro di Mario Rui. È attento e allontana senza problemi. Anguissa. Osimhen. Può andare in rete. Preferisce il retropassaggio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Osimhen salva la sua porta. Una bella parata 52. Che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Soltanto uno dall'altra parte. Sceglie di battere corto. Mario Rui su... Ecco il tiro! Tiro davvero da dimenticare. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Number 34. Coming on to replace him is... Number 35. Alexander Zinchenko! L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. E adesso diventa difficile per la difesa avversaria. Questo è il classico giocatore agile, capace di mettere in crisi gli avversari con i suoi scatti in profondità e il suo dribbling. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Partey. Saka. Se ne va. Anguissa. Sceglie di andare per vie verticali. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Esatto, Fabio. Ci prova con un pallone profondo. Riceve il passaggio. Gabriel Jesus. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Errore qui, pallone sprecato. Vediamo se può capitalizzare. Anguissa. La mette sulla sinistra. Zielinski prova a darla profonda, nello spazio. Pallone lungo, in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Gabriel Jesus si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Prova a prolungare ed ecco che viene servito sulla fascia. Sul filo del fuorigioco. La gioca. Salta e colpisce di testa. La sfera entra in porta. E il Napoli segna il gol del pareggio. Cross telecomandato e colpo di testa preciso, semplice ed efficace. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. The goal scorer for Napoli after 75 minutes is number 9. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Evidentemente era esausto, una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. Si ricomincia da una situazione di parità.
Adesso sarà interessante valutare la scelta dell'allenatore. Proverà a vincerla al 90esimo o si preparerà ai tempi supplementari. Ci crede, cerca la porta. Che errore qui, aveva serie possibilità di segnare, peccato. È una gara davvero piacevole. Si ha la sensazione che un gol in questo momento potrebbe essere quello decisivo. La gioca sulla destra. Pallone interessante, in verticale. Movimento brillante alle spalle della difesa. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Jorginho sceglie di andare per vie verticali. Viene servito bene, è solo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Osimhen allarga il gioco a destra. Di Lorenzo. Anguissa. Politano. Traversone verso il centro. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. Riceve un pallone interessante. Si avvicina alla porta. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. There will be 3 minutes at a time. Pochissimo tempo a disposizione. Tomiyasu opta per il lancio lungo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Jorginho. Sulla destra. Saka. Tomiyasu. Squadre ancora in equilibrio. Si andrà dunque ai tempi supplementari. Sono evidentemente stanchi e sembrava proprio aspettassero il fischio finale con trepidazione. Però non è finita qui. Questo scontro non può concludersi con un semplice pareggio. Parità dopo 90 minuti, si va ai supplementari. Adesso dovremo vedere soprattutto chi ha più energie residue. Squadre di nuovo in campo, la partita è già ripresa. Il Napoli ha agguantato il pareggio con grinta e determinazione, risalendo dal baratro e forzando i supplementari. Vedremo se resta ancora benzina per ribaltare il risultato. Saka. Gran prova di forza, palla recuperata. E il tocco è verso il portiere. Di Lorenzo. Ci prova con un pallone profondo. Prova a darla profonda, nello spazio. Supera il diretto avversario. Prova il e va a colpire di testa. E c'è! È dentro! Un gol che parla da solo! Ottimo colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Conducono con una rete in più degli avversari. Zinchenko. Trattamento speciale per alcuni giocatori. Vedo marcature a uomo. È normale che ci sia più attenzione. L'Arsenal al calcio di punizione. Tierney ha spazio sulla fascia a sinistra con il passaggio. Errore qui, pallone sprecato. Cercano l'azione veloce e adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Osimhen ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Gabriel Magalhães allarga il gioco con pallone a sinistra. Zinchenko prova a giocarla in profondità.
Arriva il fischio dell'arbitro, finito il primo tempo supplementare. Una rimonta un po' a sorprese, a giudicare dal boato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. È stato un incontro davvero interessante. Ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. Sono già riprese le ostilità. I telespettatori non si saranno certo annoiati, ma ci attendono ancora 15 minuti di emozioni. Ndombele riceve il pallone lungo dalla parte opposta. Pallone tocca con la testa. La palla oltrepassa la linea e l'arbitro indica la rimessa. Tierney se ne va. Palla che torna nella zona del portiere. Kim Min-hee. Bella palla ad allargare il gioco. Zielinski. Sulla fascia, è libero. Ndombele. Si fa largo con grande determinazione. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. La gioca a sinistra. Vede lo scatto e cerca la profondità. Un intervento impeccabile. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Ndombele. Saka. E passa. Zielinski. La mette sulla sinistra. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono... Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Osimhen ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Abbiamo assistito a una rimonta. Quali sono le tue impressioni? Vincere una partita in rimonta è importantissimo. Al di là del...